Benvenuti ragazzi, ben ritrovati dal vostro Mr. Volpix 97, ben ritrovati oggi qui su The Walking Dead, stagione 2, episodio 5, non c'è il ritorno. Oggi siamo ritornati qui con il terzo episodio, sì, questo è il terzo episodio, e per l'appunto l'ultima volta avevamo cambiato le bende a Kenny ed eravamo pronti a ripartire con il russo per farci strada verso nuovi orizzonti. Quindi spero che mi abbiate capito e andiamo subito a continuare. Spero che la serie vi piace. Vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su per l'appunto se la serie vi piace e per l'appunto se vi sta piacendo. E fatemelo sapere tramite un pollicione in su e un commento, che poi magari ve l'ho dimenticato, ve lo ricordo adesso perché è molto più bello. Vai. Ah, ecco qua la zona di cui parlava. Vediamo, se è questa. Vabbè. Hey, I'm talking to you. What? Lui non parla, diciamo, Yeah, italiano. it's what? What do you mean what? The place you're fucking taking us. Quando manca ancora? Harlow, that's not what you're taking us to, Infatti, right? How much rispondi. further is the house you were talking about? Answer her, goddammit! Cioè, Kenny è sempre così. Some more hours. Goddammit! I knew this was gonna happen. This guy fucked us. Thank you. Don't mention it. It's getting dark. Maybe we should stop for the night. This is bullshit. Relax. Don't tell me to relax. He's lying. He's been lying this whole Luke time. Deve riposare. Luke needs a Vai. Break. We probably all È giusto. Lui ha bisogno di riposo, ha bisogno. Okay, but I could use the rest. Beh, non ce la fa più. It's safer to rest in there, where there's a fence. Hai capito? E questo è il fatto. Quindi. Just try and have a calm, quiet night. Please. That sounds nice. Yeah. Calma, tranquilla. È quello che vogliamo tutti, no? Sorry about that. It's all right, buddy. Ah, dai. Alvin Junior. Alright. E perillustriamolo. I'll go make sure this ain't some walker nest we're locking ourselves into. Ok. See if you can calm him down a bit. Non ti preoccupare, che ci penso io. Clementine, paraci te. Dai, fai così. Ah, la volevo dare a lui. Fai una faccia buffa, vediamo, Con quell'animazione poi. E vabbè. Secondo me anche. È carino. Most babies are pretty ugly. Vabbè, non esageriamo, dai. That's true. They usually look like weird little aliens. Ma stai dai, alieni. Here, I got him. Ah, ok. Come on over. It's safe. Meno male. Pensavo, Pensavo tipo in una sparatoria. Vabbè, raga, passeremo la notte qua, che c'è da fare? Anche se sto orvo per me non mi piace per niente. Dentro una vecchia fabbrica abbandonata, una vecchia centrale elettrica. E lui pensa, ce l'hanno ammanettato giustamente. Buon compleanno, auguri. Tanti auguri. Non gli dico come fai a saperlo. E glieli faccio e basta, se no magari si potrebbe offendere. 27? That's right. I'm surprised you remember. Sure as hell feel a lot older. Don't even start with that shit. Got out of college 5 years ago. Feels like a million years. Vabbè, non ti preoccupare. At least I don't have to worry about paying off them student loans. I hear that. I'm sure there's some asshole sitting on that paperwork waiting to collect. What did you study? Cosa studiavi? Vai. Majored in art history. Ah, storia dell'arte, me coglioni. That's cool. Quindi è un gran pittore. Anche agraria. Oh, I almost forgot. Che cosa? Saving it for a special occasion, and while it being your birthday and all, figure this is as good a time as any. Ah, vabbè, giustamente dobbiamo brindare. Vorrei assaggiarla. Proprio così. C'era cinque episodi che non beviamo. What's a sip gonna hurt? You are not drinking. That is that. Ma perché? Feel a little guilty taking the first. Whoa, wait! You gotta make a toast. Giustamente, cioè, poteva mancare il brindisi. Birthday boy. It don't have to be fancy. A toast. We all got something to drink.
Oh, we can just pass the bottle around afterwards. Go on. Dai, fai girare il gioco della bottiglia, raga. To the loved ones that we've lost along the way, and to the hope that we see them again someday. Here, here. That was real nice. Yeah? Bello per davvero. Well, I got first watch. Il bambino lascialo però. Tieni di guardia, vai. Ci sto io. Nah, you stay warm. Vabbè. Let him go. I'm gonna post up over near the hole in the fence there. Holler if you need anything. Però il bambino potresti lasciarlo, cioè. Io mi preoccupo, raga, questo bambino, cioè potrebbe succedere qualche cosa, cioè. Sapete com'è? Non si può mai sapere. Plenty of room if you want to get warm. Maybe in a bit. Vabbè, Jenny sempre i cazzi suoi. I didn't expect her to come back. Just when I thought I got her figured out, she up and surprises. Non è che ti spiazza, bisogna restare da sola. You saved our ass. I know. Forse si sente sola. Don't know what she's getting at all this. She usually travels by herself. It has to be hard. Maybe she's just lonely. Well, that explain a few things. Oh, come on. I'm just teasing. It was stupid. I understand. She's a pretty girl. Once you get past all the dirt and guts. Quindi in fondo. I guess I just wanted to forget about all this shit for like 10 minutes. 10 minutes? Man, that's longer than I'd last at this point. Hey. All right. It wasn't 10 minutes. Come on. We got a little one around. Ma buona bambina, bella cresciutella, direi. So di cosa state parlando, cioè. I certainly hope not. You're talking about kissing stuff. Kiss. Yeah. Yes. That's exactly. Sì, vabbè. You shut your mouth right now. Both of you. Sì, si erano baciati, se non mi sbaglio. Era Jane. Non mi ricordo se era Jane o Bonnie che si è baciata con Luke. Non mi ricordo molto bene. Maybe she came back for you. Could be. I don't know what to say to that. I don't know. Maybe she likes him. Ammettilo. Because you see, Luke's a regular Casanova. Hey, shut up. Don't be modest. Your moves are working on all the ladies. Worked on me. Hai capito, Bonnie? Becca. Oh, shit. I just did it too, didn't I? Sorry, it's the drink talking. Sì. A drunk man's talk is a sober man's thoughts. Well, I ain't a man, so they can take that shit somewhere else. Beh, giustamente. Dice che valgono solo per le donne. Cioè, per gli uomini, invece. See if you can get Jane and Kenny over by the fire. It's too cold for them to be out there like that. E vediamo. Here, maybe a swig of this will change their minds. Allora, cerchiamo di proseguire. Già 9 minuti che stiamo registrando, raga. Facciamoci un altro pezzetto, vediamo, eh. Off the room, Jane. Vado qua. Dai, portaglielo, dai. Che il sistema di movimento tantassà non mi piace. Vai. Vuoi un goccetto? Lo vuoi un goccetto? No, solo un goccetto, non è che ti chiedo più. We just want you to feel welcome. It's warm over by the fire. Dai. What is it? It's rum. Non lo so meglio di te, credo. Sapete cosa staranno parlando? Cioè, lei guardava Luke perché sicuramente gli piace. It might be awkward. I wasn't expecting to... You know. Why? Because you made it with Luke? What does that even mean? What's the it? You know. Hai capito? I made it with Luke. It's not a big deal. Why does this feel like I'm signing a contract or something? No, non è questo. Assolutamente. Devi solamente bere e mandare giù. All right. That's really good. Eh. Have you had any? Want to sip? Sì. It's okay. Certo. Non sono una bambina, sono... Cioè, sono bella cresciutella. You okay? Sì. Not as bad as the moonshine stuff I had with Nick. Whoa. Okay. Yeah. That stuff was like
fire. Ah, vero, nel secondo episodio vi ricordate quando eravamo chiusi nel garage? All'inizio. Uh-oh, busted. I better take that back. Ok. I wasn't too much older than you when I had my first drink. God, I was so stupid back then. There was this time I broke into my parents' liquor cabinet and drank a whole bottle of this. Ammazza, tutta intera. Sweet liquor. Oh, what was its name? Terremoto. Earthquake or something. Sounds like you were a bad kid. I guess I was. At the bottom of the bottle, there were these sugar crystals, and I got it in my head that I really wanted to eat a couple. So I got the bright idea to smash it on my parents' dining room floor to get at them. Quella grande risata. And it shattered into a thousand pieces all over the dining room. Did you ever get caught? Yeah. Immaginavo. The problem with glass is it looks a lot like sugar crystals. That's never really been a problem for me. Keep it that way. My sister found me, drunk, blood pouring out of my mouth. Jamie thought I was dying, so she called 911. They pumped my stomach. Minchia. Holy shit. I haven't thought about that in a long time. E vabbè, ogni volta però esce sempre il discorso di tua sorella. Questo devo dirtelo. Metto a caso ogni volta che parliamo lei parla sempre di sua sorella. Here. Umbriaca. Ah, meno male, hai convinto Jane a entrare nel gruppo. Minchia, allora la discussione ha funzionato. E fai così. Cazzo, fai così. Wanna sit here? No, that's... I'm fine. Vabbè, però devi calmarti un poco. Oh, yeah, okay. Wherever you like. I miss TV. Ma anche a me manca. Since we had electricity. Ho finito adesso di guardare The Walking Dead, pensate voi. Kenny, vediamo di parlargli. No. Proviamo ad offrirgli The Room. Vediamo se magari vuole assaggiare, vuole favorire. Vediamo, Dai, lo so che ti va. E vabbè. Parliamoci. There, there, little guy. Shh. Shh. Fai silenzio. Non ti preoccupare. Hey. Oh, hey, Clem. I asked you not to drink. Non ho bevuto, te lo giuro. Your age? It ain't right. Of all the things I've done, that I've seen, I really don't think it's a big deal. Yeah, I'm sorry. You're right. Beh. Va bene. Giusto. Magari lì poteva dirmelo. Giusto per ricordare. Tutta quella che vuoi. Infatti. Addormentata, raga. È normale. I couldn't handle it. I'm sorry. I mean, you did what you could. Te l'ho detto. You tried to help, and I blamed you for it. I'm so, so sorry. Non ti preoccupare. To apologize for. I know you didn't mean it. Thanks. E meno male che questa cosa l'abbiamo chiarita. Questo ti fa molto piacere. I miss him so much. Povero Duck. I didn't raise him like I should have. Made mistakes. Wasn't there a whole lot for a couple years. Off on a boat somewhere or other. I thought I enjoyed that time away from him. From my family. But I'd give anything for one more second with them. Povero Candy. Play catch with Duck. To touch Katja's face. I miss Duck too. He was a good friend. And I haven't had too many of them. He was a good boy. Pure. Just wanted folks to be happy, that's all. Boy like that. Thrown into a world like this. Hai ragione. It's gonna be different with him.
He's gonna get raised right. I won't make the same mistakes. Si metterà d'impegno allora. Cioè, se questo che vuoi dire. Non farei gli stessi errori. E infatti, c'è un po' di freddo. Ain't no sense in both of us being over here. I can handle watch on my own. Il bambino potrebbe avere freddo, dai. Maybe you should bring him by the fire. Yeah, okay. E certo, è convinto che a rientrare nel gruppo. Ah, quindi non si riferisce. Si riferisce a rientrare nel gruppo nel senso di stare accanto al fuoco, è questo. Con quell'animazione me l'hai detto. Va bene, ragazzi. Vabbè. Jane, you don't have to justify that with a response. Ok. I find it's best to just get this stuff out in the open. Less drama. Well, that's fine. But I can confirm there was no time for kissing. I grandi baci. Stavo per dirla tutta. E non puoi chiudere il discorso adesso che sono venuto. Nice to hear people laughing. Yeah, it is. You just spend so much time trying to stay alive that you don't get a chance to enjoy living. Questo su questo hai ragione, pensiamo di più alla sopravvivenza che... Alcohol helps. Che magari divertisce. E magari pensa che dobbiamo liberarlo. We got someone else that might need some help. Sounds like a waste of good rum. He lost his sister today. And whose fault was that? That makes it even harder to deal with. Ci rovina l'atmosfera, va, non gliele voglio dare. Don't let it ruin a nice night. I said my piece. E vabbè, io ho detto la mia. Quindi. I don't think that boy's a bad person. I just think good people do bad things sometimes. And they do it a lot more nowadays with the world being what it is. So I think it's best. Leave me alone! Perché? Sorry, okay. My fault. I shouldn't have. Leave me alone! Non capisco perché. Guarda il russo. Che cazzo ci devo capire io? Ok. She's in a better place. Natasha, sestrička. It's okay. It's okay. Maybe it's best if we all get some rest. Ho capito. Who knows how long a walk we got tomorrow? Yeah. Pensa tu. I'll take first watch. Thank you, Kenny. Really. I am. Bravo Kenny, bravo Kenny. You did good. Grazie. Nice while it lasted. Ho capito. Tutte le cose belle durano poco. Non ci possiamo fare niente. Comunque ragazzi, io direi che il video di oggi può anche finire qua. Oggi è venuta una puntata di 20 minuti. 19-20, non so di quanto è venuta. Spero che il video vi sia piaciuto. Pollice in su, commentate. E noi ci vediamo al prossimo video dal vostro Mr. Volpix 97. E volevo dirvi anche che se sto zitto in alcune parti del gioco è per farvelo godere meglio, così magari non intraccio i sottotitoli e magari dico la mia solamente a fine discorso. Quindi anche una questione di principio, farvi godere meglio il gameplay. Quindi spero che il video vi sia piaciuto per l'appunto e al prossimo video. Bella.